È stato inaugurato il nuovo tratto di strada di Via Pio La Torre che la collega a Via Cinirella, una strada che è stata realizzata nell'ambito del progetto Via Mazzini Social Home dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Caltanissetta, attraverso il finanziamento dell'Unione Europea e del POFESR Sicilia 2014-2020 nell'ambito dell'azione 9.4.1. L'intervento rientra dunque in un più ampio progetto rivolto ai quartieri Pegnistazione e Provvidenza, dove si prevede la realizzazione anche di 9 alloggi sociali. Per tutta una serie di problematiche, Covid in primis, abbiamo avuto delle difficoltà a realizzarlo entro i tempi. Tra l'altro anche con alcune difficoltà sorte in sede di esecuzione, cioè di problemi legati al contenimento di alcuni muri, alcune aree che non potevano essere prese in considerazione. Quando abbiamo progettato la strada, ci ha condotto poi a fare una serie di modifiche, qualche variante che ci ha impedito di consegnare la strada entro i termini. E questo è un passo importante, ritengo, per il quartiere, che non è attenzionato, non è stato attenzionato prima, ma lo sarà ancora, perché noi vogliamo creare ulteriori collegamenti infrastrutturali, collegamenti sociali, nonché tecnici, con il resto della città. Ci vogliamo realizzare delle scale mobili, degli ascensori che ci consentono di portare tempestivamente, in maniera veloce, chi abita questo quartiere con il resto della città. Lo IACP si sta muovendo in un'ottica di riqualificazione anche di altri siti di Caltanissetta, di altri quartieri di Caltanissetta, perché ci sono tutta una serie di iniziative tese a recuperare sia degli nostri immobili già preesistenti che sono già abitati e che quindi usufruendo di una serie di finanziamenti andranno tutti a regime. E fra le altre cose c'è un'importantissima iniziativa nel quartiere Provvidenza, che andrà a completamento di quello che ha fatto il comune di Caltanissetta per conto suo, ma quest'altra è un'iniziativa nostra, che noi abbiamo già bonificato un'area dove sono state realizzate delle palazzine che speriamo vengano consegnate fino a novembre. Un lavoro di sinergia con l'amministrazione comunale permetterà di agevolare ulteriormente il collegamento dell'area con il resto della città.